Buongiorno dalla redazione di Lecce News 24 e ben ritrovati all'interno delle nostre breaking news. Apriamo con una brutta notizia, grave incidente nel pomeriggio di ieri quando un giovane panettiere di Lecce, 21enne, è morto dopo una rovinosa caduta dalla sua moto, una Kawasaki, mentre si trovava sulla San Cataldo Torre Specchia. Il giovane era alla guida della sua due ruote, accompagnato dal fratello prima dello schianto contro un palo. Inutili i soccorsi del 118. Un 33enne originario del Marocco è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri di Salve con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione infatti da tempo vi era un andirivieni di giovani pronti a rifornirsi di droga. Dopo giorni di appostamenti, ieri il blitz dei militari che hanno portato all'arresto dell'uomo. Voltiamo decisamente pagina. È stato presentato questa mattina il progetto destinato ai bambini e ragazzi delle scuole salentine e che vede come protagonista il grande tenore leccese Tito Schipa. L'iniziativa, lanciata stamane presso Palazzo Carafa, nasce dall'idea dell'associazione Orfeo e porterà negli istituti scolastici la storia e la voce di Schipa, basandosi sul libro Tito, il cantante piccoletto, storia del tenore più celebre in tutto il mondo. Ancora eventi, si è conclusa ieri l'edizione 2016 dell'Otranto Film Found Festival. Nei 4 giorni della manifestazione, film e cortometraggi hanno raccontato i territori del Mediterraneo. Nella magnifica cornice della sala triangolare del Castello Aragonese di Otranto, ieri le premiazioni delle pellicole in concorso, vince come miglior film Sole Alto del regista croato Dalibor Matavic. E infine la pagina sportiva con il calcio. Finisce 0-0 la partita tra Lecce e Casertana, valida per il quinto turno di campionato nel girone C di Lega Pro. Gara difficile per i giallorossi che davanti sono trovati un avversario ben organizzato e chiuso in difesa. Emozioni nel finale quando Caturano manca il gol per questione di centimetri, poi un miracoloso bleve a evitare la beffa finale. Lecce ad ogni modo ancora imbattuto e prima in classifica in attesa del posticipo del Foggia in programma questa sera. Era questa la nostra ultima notizia, grazie per aver scelto la nostra informazione. Vi ricordo che tutte le altre news dal Salento sono disponibili sul nostro sito www.leccenews24.it. Grazie e buona settimana.